0-0 in Serie D tra Atletico Tarantella in maglia verde e Paco Rabona in maglia rosso-nero, quando ci sarà un fallo in attacco e la battuta lunga. L'arbitro Savoia del via la battuta, cerca attaccante che tocca di mano. L'arbitro Savoia catechizza gli avversari a non chiamarsi falli, bensì rispettare decisioni dell'arbitro. Ancora azione in avanti per Atletico Tarantella, palla, cambio di gioco, un'interdizione efficace, alimenta l'azione dei suoi. Ancora sulla palla, Paco Rabona butta una palla, Rabona butta una palla. Ripartono da dietro, sarà rimessa laterale, non fondo. Ancora Atletico Tarantella, si resteggiano sulla linea, sull'out di sinistra, una palla scodellata al centro dove non riesce per un momento ad intervenire l'attaccante, che guadagna poi rimessa laterale. Ancora vede il movimento dei suoi, isolatissimo l'attaccante Atletico Tarantella, una palla all'indietro che non viene ben gestita dalla squadra in maglia verde e sarà ancora rimessa laterale, questa volta per i Paco Rabona, dentro a cercare la punta che non arriva, intervento del portiere, ancora in rimessa laterale, si gioca vicino sull'out, efficace il pressing, sarà rimessa laterale ancora per i Paco Rabona, si aspetta il fischio dell'arbitro che arriva, la palla dentro, non arriva nessuno, il contropiede di fatto di Atletico Tarantella, si allarga ancora, la palla gestita male e poi persa, seguiamo quest'ultima azione prima di chiudere il nostro collegamento. Rimessa laterale, va a lungo a cercare la punta, fasi convulse di gioco, un batti e ribatti che si conclude con un nulla di fatto e sul punteggio di 0-0 chiudiamo qui il nostro collegamento. Eccoci con Romeo, il migliore in campo nel match che Atletico Tarantella hanno vinto, per quale punteggio? 1-0, quindi un punteggio un po' stretto, una vittoria meritata per voi, dici due parole su questo match. È abbastanza meritata, comunque ci eravamo spaventati all'inizio per avversari grossi fisicamente, però abbiamo le burle dei compagni, abbiamo messo la grinta e abbiamo fatto quello che sappiamo fare in campo e i risultati sono arrivati. Sono arrivati. Raccontaci un po' il tuo gol decisivo. No, non l'ho segnato, non l'ho segnato tu. Raccontaci il tuo gol, capitano. Grazie alla palla di Romeo, andata sulla linea, gran tiro di sinistro. Comunque dopo questa vittoria si creano le aspettative per un buon campionato, sì, quindi noi tendiamo sempre a vincere, sempre puntando direttamente al titolo, e quindi facciamo il nostro in bocca al lupo e alla prossima. Grazie.